Obiettivo raggiunto, 500 hotspot per provincia Wi-Fi. È nato solo 2 anni fa, ma ha già raggiunto il suo obiettivo, permettere a tutti di navigare in internet gratis, senza fili e ovunque, al parco, in biblioteca, per strada, in ospedale, al bar e persino dall'estetista. È il progetto Provincia Wi-Fi che con l'inaugurazione del 500° hotspot al circolo sportivo Villa De Sanctis sulla Casilina fa della provincia di Roma una delle più grandi aree Wi-Fi di accesso gratuito alla rete d'Europa. Oggi abbiamo realizzato uno degli impegni assunti all'inizio del nostro mandato, dice il presidente Zingaretti. Non ci credeva nessuno, oppure quando lo abbiamo detto 2 anni e mezzo fa ci prendevano per matti. Invece ora una moderna classe dirigente deve portare, oltre che i servizi elementari, anche servizi moderni come il Wi-Fi. Si tratta del più imponente progetto in Italia sul Wi-Fi, sia per numero di abitanti coinvolti, circa 4 milioni, che per l'estensione della copertura, 5.000 km quadrati. Dei 500 hotspot attivati, 151 sono in provincia e 349 a Roma. Nella capitale sono stati raggiunti non solo i luoghi più suggestivi come Piazza di Spagna, Campo dei Fiori e Ponte Milvio, ma anche musei, università e ospedali. Il recente accordo con la Confartigianato, inoltre, estende la rete Wi-Fi anche a 4.200 tra bar, ristoranti, pizzerie e imprese del settore benessere. Raccolta differenziata, alla provincia investe 24 milioni di euro. 350.000 abitanti già raggiunti dal servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta in 2 anni e mezzo, che progressivamente diventeranno 850.000 grazie ai 56 progetti già finanziati dalla provincia di Roma. Il presidente Zingaretti fa il punto sui risultati raggiunti con la raccolta differenziata e parla di oltre 24 milioni di euro investiti. In 2 anni siamo passati da 29.000 a 350.000 persone che lo fanno e noi scommettiamo entro il 2012 1 milione di cittadini della provincia farà la differenziata. È il più alto incremento che si è mai conosciuto in Italia di raccolta differenziata e quindi siamo sulla strada giusta. Zingaretti ha poi ricordato il bando 4R, rifiuti, risorse, ridurre, riciclare, che premia i comuni del territorio che hanno ottenuto i migliori risultati, e quello sulla raccolta differenziata stradale per il triennio 2009-2011, già finanziato con 5 milioni e 200 mila euro. Ad oggi la provincia ha anche finanziato 35 centri di raccolta e 4 impianti di compostaggio ad Anguillara, Olevano, Velletri e Gallicano. La raccolta differenziata, ha sottolineato l'assessore all'ambiente Michele Civita, è anche una grande occasione per le imprese. Perché oltre a fare bene all'ambiente, perché i rifiuti vengono riutilizzati, può far bene anche all'economia, incentivando proprio quelle attività che puntano al recupero dei nostri rifiuti. La città metropolitana di Roma Capitale dalla parte dei cittadini. Regione, provincia, comune, cittadini e parti sociali si confrontano a Palazzo Valentini sul tema Roma Capitale. L'occasione è stata la presentazione del libro La città metropolitana di Roma Capitale vista con gli occhi dei cittadini, dove sono emerse le varie linee strategiche per una più efficiente gestione di Roma e del suo hinterland. Obiettivo dell'incontro: individuare le giuste priorità di intervento per trovare soluzioni ai problemi più sentiti dai cittadini e creare un'agenda dei progetti da realizzare per la crescita e lo sviluppo del territorio. Questo è il primo di un breve ciclo di incontri che si terranno nel 2011 allo scopo di rendere la società civile protagonista nella formazione della nuova governance dell'area metropolitana, spiega Pietro Cucunato, presidente della Commissione Riforme Istituzionali della provincia. Era importante oggi avere tutti questi attori del territorio presenti all'interno di questa sala, perché forse è la prima volta che si confrontano su un tema che è poco conosciuto all'interno della città. Per Nicola Zingaretti, rafforzare la governance dell'area metropolitana è un obiettivo strategico per tutti. Vogliamo lavorare su un dato oggettivo, che la vita dei cittadini dell'area metropolitana ormai è interdipendente su tutto e per tutto. E tutto il mondo e le grandi città del mondo si pensano come aree metropolitane. E quindi mi fa piacere questo lavoro della Commissione, perché su questo davvero non ci devono e non ci possono essere divisioni tra partiti. Everybody knows.
Roma è più, una finestra sulla provincia di Roma. Una finestra sulla provincia di Roma, un portale internet innovativo, moderno e interattivo, con icone stile iPad, immagini fotografiche e video. È Roma e più, il nuovo modo di scoprire le bellezze del territorio romano. Il sito, anche in inglese e presto consultabile in francese e cinese, vuol far conoscere l'intera offerta turistica, culturale ed enogastronomica della provincia, gli itinerari più affascinanti, i monumenti, i borghi storici, le produzioni agricole e artigianali. Il presidente Zingaretti ha presentato il portale ai cittadini di Riano e di Lanuvio. Noi abbiamo una ricchezza incredibile fatta di storia, di arte, di cultura, di archeologia, di sagre, di prodotti enogastronomici. Roma è più un nuovo marchio che vuole promuovere le eccellenze intorno a Roma. Per ora un sito, sarà anche un po' il logo che accompagnerà iniziative di promozione dentro i giornali e nelle campagne che faremo nei prossimi mesi. Ci rivolgiamo alle Proloco, alle associazioni, ai tour operator, ai sindaci perché siano i protagonisti e utilizzino questo marchio. Zingaretti nei prossimi giorni sarà anche a Castelmadama per mostrare ai cittadini le opportunità che il sito offre nella valorizzazione dei comuni della provincia.